come hai detto tu, direttore. Scusa, c'è Chiamparino. Prendiamo Chiamparino un attimo, poi torno da te. Così tu segui tranquillamente, guardiamo se c'è qualche altro arrivo. Comunque è chiaro che ci sono Di Battista, Bonafede e tutti gli altri. Grazie per essere venuti qui, ci tenevo ad essere a fare questo ultimo incontro, diciamo in questa sede che, in cui mi ha visto lavorare per 5 anni. Vi arriverà poi una dichiarazione scritta, ma la sostanza, intanto io ho telefonato circa mezz'ora fa ad Alberto Cirio per riconoscere la vittoria netta e la conseguente sconfitta altrettanto netta da parte mia. Gli ho fatto le congratulazioni e vi ho augurato e gli auguro sinceramente di riuscire insieme alla sua squadra a fare meglio di quello che abbiamo fatto noi. Da parte mia io desidero ringraziare intanto gli elettori, tutti coloro che mi hanno votato, mi hanno rinnovato la fiducia, tutti quelli che hanno fatto la campagna elettorale al mio fianco, che mi hanno sostenuto in vari modi, insomma, a cominciare da coloro che per questo mese e mezzo mi sono stati vicini quasi 24 ore al giorno. Ringrazio i tanti candidati delle liste che si sono battuti per cercare di portare consensi e voti alla coalizione. Ringrazio i tantissimi cittadini che negli incontri che abbiamo fatto mi hanno dimostrato sostegno, calore, stima, rispetto, affetto, perché tutto ciò è servito a diciamo, tenere il tono alto e civile al tempo stesso di una campagna elettorale che complessivamente credo sia stata tale. Per quel che mi riguarda, devo però dire che quando si perde, si perde. Io stesso in campagna elettorale, senza esitazioni, ho detto che in un sistema maggioritario si vince o si perde per un punto, io ho perso per molti più punti, e quindi quando si perde è sempre il comandante in capo dell'esercito che si assume la responsabilità della sconfitta. Se si è perso, evidentemente, prima di ogni altra considerazione, vuol dire che la mia persona e la mia proposta programmatica non sono stati sufficientemente convincenti per i piemontesi, e di ciò io mi assumo piena la responsabilità. Ciò mi porta, quando sarà insediato il Consiglio, mi porterà quando sarà insediato il Consiglio a valutare con le componenti, le forze della coalizione, opportunità, modalità e tempi per lasciare il mio seggio in modo da poter consentire che una nuova fase inizia immettendo il più possibile di forze che abbiano una prospettiva politica più lunga e nuova davanti a loro. Questo è tutto, vi ringrazio tutti, vi ringrazio ancora, sono disponibile per domande, interventi, quello che ritenete. Raffaella, dopo ci collegheremo.